Meneghetti sembra nato per dar ragione ai miti, con la sua danza estatica attraverso tutte le arti, dalla parola scritta alle tre dimensioni, e lo sguardo fisso sul disegno e sul colore, coi quali è persino riuscito a ragionar di musica. Date tutto, dovete darmi tutto, il massimo, tutto. Sin dai primi quadri, Meneghetti ci spiega che il ritmo per lui è qualcosa di necessario. L'opera d'arte deve guadagnare l'armonia come qualcosa di vitale. Forse anche per questo la musica è stata subito una passione per l'artista veneto e si badi una musica per così dire pittorica. Meneghetti infatti compone lunghe sinfonie sfruttando tutte le risorse del computer. A un tono di fondo corrispondono delle accensioni luminose, dei colpi di percussione che hanno qualche cosa di tremendamente antico. Fuori di immaginazione, Meneghetti ci ha dato un'altra prova per definire la sua musica dipinta. Lo spartito, la chiave per costruire il suono, non è dato più dall'altezza delle note sul pentagramma, ma da macchie di colore la cui forma e intensità generano il brano, ordinando gli strumenti, se non con la stessa precisione, con una immediatezza visiva molto superiore al consueto pentagramma. Un'onda acustica è un'entità formalmente descrivibile e quindi riproducibile con una grande quantità di modelli matematici, ognuno dei quali definisce uno spazio sonoro avente caratteristiche particolari. La scelta del sistema da usare dipende dalle esigenze sonore e formali. I campi di azione delle suddette esigenze si compenetrano e pongono al compositore ed al tecnico il difficile problema della ricerca di un equilibrio fra l'estetica sonora e la struttura formale del lavoro. Ora datemi il sax. Questo tipo di problematica è tipico della computer music, in cui gli interventi sulla microstruttura, a livello di componenti del singolo suono, costituiscono parte integrante del processo compositivo. Nel momento in cui la struttura formale del pezzo è già definita, seppure a grandi linee, i metodi di sintesi scelti devono essere in grado di adattarsi alle varie situazioni sonore previste. Fra i sistemi in grado di generare una vasta classe di suoni sono stati qui utilizzati la sintesi additiva e la modulazione di frequenze. A parte alcuni inserimenti di sax, ottimamente gestiti da Larry Tomko, tutti i suoni sono stati prodotti mediante il laboratorio presso il Centro di Sonologia Computazionale dell'Università di Padova. Il 1982 vede la nascita di questo primo lavoro musicale, definito in contemporanea con la pubblicazione del primo libro dallo stesso titolo. Meneghetti ha immaginato una sinfonia per accompagnare il ciclo fotografico di Insania, presentato alla Biennale di Venezia nel 1982, dove il volto dell'uomo si sovrappone a quello del lupo, ed entrambi digrignano il muso, e coincidono questi denti feroci.